Perché Martinelli scopre anche un'altra cosa, lo racconta lui nel libro che ha accompagnato poi il film. Dice, quando io giravo quella scena avevo ovviamente gli attori che interpretavano i vari personaggi. Beh, l'attore che interpretava Leonardi, che era il capo scorta, quindi la persona più addestrata, Leonardo era uno che era stato anche lui addestrato nei centri di addestramento militari, l'attore che faceva Leonardi diceva, dottore, ma io qui che sto a fare? Possibile che in questo casino non riesco a tirar fuori la pistola, non riesco a, anche se stava nel consello, sto qui come un cretino a farmi ammazzare, diceva questo personaggio. Perché nella dinamica c'è un buco enorme, che è il buco iniziale della quadra. Secondo Molucci sono quattro persone che sono a sinistra davanti al bar e devono sparare su due macchine. Ora, quattro uomini su due macchine con quattro uomini a bordo e un ostaggio è un numero limitato, un numero basso. Due, dice Molucci, devono eliminare la scorta e due devono colpire l'autista e il capo scorta, senza toccare o neanche sfiorare Moro. Pensate cosa sarebbe gestire un sequestro con l'ostaggio ferito, allucinante, no? Magari anche ferito, cioè bisogna dire i medicinali, che tipo di ferita è e così via. Questi quattro uomini, di questi quattro uomini si presentano tutti con residuati bellici, sono fucili costruiti durante la Repubblica di Salò, probabilmente passati dai repubblichini ai partigiani e finite nelle mani dei brigatisti. Lo stesso Alberto racconta nel suo libro che la pistola come passaggio è il testimone. Allora si va a fare un attentato di questo tipo con un'arma che è un simbolo, perché è solo quella, tant'è cosa succede? Che tutte e quattro i mitra si inceppano, tutti e quattro. Le pistole che tirano fuori, anche loro dopo un po' si inceppano. C'è un buco nella ricostruzione perché Fiore, Raffaele Fiore, che c'è Molucci, Fiore, Gallinari con i soldi. Fiore, che è il secondo, dice io mi sono vergognato perché non sono riuscito a sparare. Non ho sparato neanche un colpo perché il caricatore mi si inceppa, lo cambio, ne metto un altro e mi si inceppa, tiro fuori la pistola e anzi non fa neanche in tempo a tirare fuori la pistola. Quindi non spara neanche un colpo. Molucci dice inizio a sparare e mi si inceppa il mitra, cambio il caricatore e poi sparo. Tra Fiore inerte, Molucci che addirittura si allontana dalla scena, va quasi all'angolo con via Stresa per cambiare il caricatore, gli altri due che stanno sparando, il maresciallo Leonardi rimane immobile. Viene addirittura descritto dai periti, abbiamo trovato anche le perizie mediche che erano sparite quindi completamente, dice in posizione assolutamente serena, cioè non si accorge di nulla. Non si accorge di nulla. C'è chi dice che addirittura forse ha riconosciuto qualcuno noto a lui, qualcuno che conosceva probabilmente, di cui si fidava. Sta di fatto che mancano otto proiettili che sono stati sparati dalla parte destra. Leonardi è stato ucciso solo dalla parte destra. Anche Iozzino e l'altro, non ricordo come si chiama, anche lui Zinzi. Anche lui con la parte destra, ecco. Chi da destra non c'è nessuno. Allora, è da qui che nasce tutto quanto, perché ipotizziamo cosa è successo. Può essere successo che sia solo Moretti, cioè il capo, ad aver organizzato un attentato sapendo che con questi non vado da nessuna parte. Quindi, cosa faccio? Mi assicuro della copertura. La Raffa, l'Andrangheta, i servizi segreti, alcuni cecchini,
gente che si può comprare sul mercato dei kill, esatto, qualcuno e faccio questa azione, chi lo sa, ai quattro glielo dico, come te vuoi, non glielo dico, però devo confidare che vada, almeno che qualcosa sbagli, perché se mica, no, mica Curcio Franceschini gli ha detto, no, quello che fece a Parma o la cascina, non l'ha detto a loro, figuriamoci a quelli che erano subordinati culturalmente e militarmente. Beh, Bolucci non era un capo militare da Roma. Moretti è sotto Curcio Franceschini e sopra tutti gli altri. Ah, sì. Se non lo dice a Curcio Franceschini, non lo dice nemmeno a quelli che stanno sotto. Probabile, alla microfono. Sono cose che sono ancora da approfondire, perché allora poi questa banda praticamente è una banda di disperati, perché loro stessi e lo stesso Moretti dicono non ci siamo mai allenati, no? Non ci siamo preparati se non nel villino che ci avevano via i Castelli Romani, dove a un certo punto due passavano con le macchine e noi da dietro le sedie sbucavamo, sembra quasi una cosa da film comico, no? Da ragazzi che giocavano.